Dimmi questa vita come fai? Stai con me. Sono contento di portare questo tipo di spettacolo intimo, profondo e minimale. Eravamo partiti dal voler fare solamente due eventi speciali in questa chiave Unplugged, su Roma e su Milano, ma dopo quello che è successo quest'estate, in cui ci siamo trovati veramente di fronte a un pubblico enorme e trasversale, abbiamo deciso di allargare un pochino le date e cercare di regalare anche a chi, insomma, alle altre città, uno spettacolo diverso, nuovo, e questa nuova veste. Perché è impossibile cambiare me, sto imparando a morire. Il progetto nelle scuole veramente mi ha lasciato tanto, mi ha fatto anche un po' rivivere quello che ero io da ragazzo. Ho trovato dei ragazzi veramente super talentuosi. Perdere quello che si ha, per tutto quello che non si sa ancora. Un conto è sentire dei consigli da delle persone che magari reputi distanti, no? Un conto è sentire un ragazzo che in qualche modo sta vivendo della propria passione. Questo è un grande insegnamento, secondo me, ai ragazzi che oggi forse, nonostante abbiano delle potenzialità enormi, hanno un po' paura del futuro rispetto al buttarsi in sfide non certe. Per noi che il paradiso è pure troppo grande, odi solo me, che ironia, le persone non cambiano, tu però sì. Che ne sai, non ti hanno mai detto di no. Anche quest'anno di nuovo a Sanremo, Welcome Back, è un'altra opportunità per portare la nostra musica live in una piazza incredibile che mi ha dato tanto questi anni. Amadeus ha costruito ormai uno spettacolo incredibile e degno di nota, e il suo invito mi fa sempre molto piacere. Non è mai.